Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast. Si è appena conclusa la cronometro, la tappa 14, la Castiglione delle Stigliere, Desenzano del Garda, e l'ho commentata anche live nel canale del Ciclista Anonimo. Se non l'avete visto, il commento live vi lascio qua sotto in descrizione il link al video se volete andarlo a rivedere. E detto questo, andiamo a vedere però cosa è successo oggi. Ah, prima di iniziare, mi raccomando, sapete che per me è molto importante se lasciate un like a questo video e vi iscrivete al canale, è gratuito e non vi costa niente, ma facendo così mi date un grande aiuto. E non vi rubo altro tempo, andiamo subito a vedere cosa è successo nella cronometro di oggi. Allora, ieri ve l'avevo detto, il mio favorito era Filippo Ganna, è stato così, finalmente ha vinto questa cronometro, è partito in questo Giro d'Italia con una grande forma, l'aveva fatto vedere fin da subito nella tappa di Andorra, dove ha provato a fare un'azione da finisher partendo in meno 4 e solo una fantastica leader track è riuscita a chiudere per portare Milan a vincere lo sprint quel giorno. L'altra cronometro ha avuto la sfortuna di trovare un Tadej Pogacar fortissimo, che negli ultimi chilometri la cronometro non era più pianeggiante ma era più dura e ha dato la paga a Ganna. Finalmente questa volta cronometro di 31 km in piazza, Filippo Ganna ha fatto vedere di che pasta è fatto. L'ha dominata dal primo chilometro fino all'ultimo, concludendola in più di 53 di media. Si vedeva dalla hot seats che era teso, che aveva paura che Tadej Pogacar gli rubava anche questa vittoria. Difatti Tadej Pogacar aveva 2 secondi di vantaggio su Pippo Ganna al primo intermedio, ma Ganna ormai ci ha fatto vedere negli ultimi anni come gestisce le cronometro, come gestisce anche normalmente l'inseguimento in pista. Parte leggermente più piano rispetto agli altri, parte più regolare, però poi alla fine aumenta di un bel po' l'andatura, e anche oggi ha fatto così. Negli ultimi chilometri stava volando, nei primi chilometri ha gestito un po' di più, sicuro aveva una tabella che gli consentiva di correre in questo modo. Ma oltre a loro, lo abbiamo anche evidenziato più volte in live, davanti sono arrivati praticamente tutti gli uomini di classifica. In seconda posizione è arrivato Pogacar a una trentina di secondi. In terza posizione troviamo Team Enares, ma è partito male questo Giro d'Italia, ma giorno dopo giorno sembra trovare la condizione e è rientrato anche in classifica, perché attualmente è sesto rispetto alle prime tappe, dove aveva perso all'incirca 5 minuti solo nelle prime due tappe. Team Enaresman sta dimostrando di tenere molto bene le 3 settimane e vediamo cosa farà prossimamente. Poi in quarta, quinta, sesta e settima posizione troviamo tutti uomini di classifica. Molto bene andato Tiberi, molto bene andato O'Connor, molto bene andato Thomas, che è arrivato poi quarto, e all'incirca tutti gli uomini che ci aspettavamo sono arrivati là davanti. Particolari tecnici da vedere in questo cronometro ce ne sono diversi. Allora, quasi tutti i corridori hanno utilizzato il base layer aerodinamico. Mi è piaciuto molto quello della Ineos, che ti dava quella sensazione anche sulla schiena di aerodinamica. L'unico che non l'ha usato è stato Felipe Martinez, che invece comunque aveva un body che dava quell'effetto di base layer aereo. Si vede che è stato studiato molto in galleria del vento da Sportful, in questo caso, che fornisce l'abbigliamento alla Bora Hansgrohe. E molto carine queste novità tecniche, secondo me. E altra cosa, hanno utilizzato praticamente tutti il mono corona con delle corone enormi, perché Pippo Ganna ha utilizzato un 64, Pogacar ha utilizzato un 62, Geraint Thomas ha utilizzato un 68, follia! Questa è come è andata oggi. E altra cosa da dire, la cronometro di oggi è stata anche bella tortuosa, perché le strade non erano drittissime, c'erano diverse curve, c'era comunque qualche strappetto all'inizio che avvantaggiava un po' di più gli uomini di classifica, che svantaggiavano un po' di più Filippo Ganna, che però non ha avuto questi problemi, per fortuna. E detto questo, però, andiamo a vedere la tappa di domani. La tappa di domani è la tappa regina di questo Giro d'Italia, 222 km, 5400 metri di dislivello. Troviamo nell'altimetria, i corridori dovranno affrontare il Mortiloro, metà tappa, e dovranno poi affrontare il Foscagno per poi arrivare a Livigno, al Mottolino. Gli ultimi chilometri sono anche belli duri. La tappa di domani è a tutti gli effetti una tappa molto interessante, secondo me molto scenografica da vedere.
come ho detto nella live, mi aspetto una tappa in realtà molto controllata dal team UAE. Pogacar non avrà problemi domani, secondo me, e dovrà solo gestire il suo team. Vediamo invece le fughe che salteranno fuori, perché un qualcuno che ha un bel po' di minuti da Pogacar potrebbe saltare fuori dal gruppo e potrebbe andare davanti in una fuga, tipo un Valentin Paré-Pain, perché ha già vinto una gara nella tappa di domani. Me lo vedo là davanti a tentare la fuga in una tappa così dura. Per il resto, se non va via la fuga, mi immagino l'UAE che terrà il ritmo davanti da inizio a fine tappa. E l'unica squadra che secondo me potrebbe attaccare Pogacar è la Decathlon, perché oltre a O'Connor, che è sempre più quarto in classifica, che sta lottando per entrare all'interno del podio, anche Bodin adesso è decimo in classifica. E oltre a loro due, i due fratelli Paré-Pain vanno molto bene in salita. Quindi, se devo pensare a una squadra che vuole impensierire Pogacar, o se non vuole impensierire Pogacar, comunque il contendente al podio, quindi Thomas e Martinez, l'unica squadra che mi viene in mente è proprio la Decathlon. E detto questo, però, vi dico il mio favorito di domani. Non voglio giocare facile, dire Pogacar, mi immagino tante persone al di fuori della classifica o al di fuori della top 10 che andranno in fuga. Di nomi interessanti, secondo me, se ne potrebbero dire un bel po', immaginando la tappa di domani, ma se devo dirvi un nome, il mio favorito di domani, scrivetevelo, è Andrea Piccolo. Ci ha provato un bel po' di volte nella prima settimana, questa settimana ci ha provato in realtà qualche volta nella tappa di Alaphilippe, poi alla fine ha visto che non riusciva ad andare all'interno della fuga e quindi ha mollato. Chissà che ha tenuto l'energia per il tappone di domani, perché secondo me, stiamo attenti ad Andrea Piccolo, è il mio favorito di domani. Vediamo cosa succederà nella classifica, perché mi aspetto qualche corridore che si staccherà dalla top 10, qualcuno che andrà in crisi e perderà un bel po' di minuti. Vediamo, vediamo, sono molto curioso di vedere la tappa di domani e vediamo cosa succederà. E detto questo, il processo alla tappa di oggi è finito, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, sapete che mi dà una grossa mano, è gratuito, a voi non costa niente, ma per me fa la differenza. E domani alle 14 uscirà un nuovo video vlog in mountain bike molto carino, e mi raccomando, non perdetevelo. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.